Ho sentito il medico e ritengo di non perdere più tempo e di non farvi avere altri costi per una perizia medico-legale. Del resto, non ci sono tante diversità nella quantificazione dei punti di invalidità, vero? Sì. Sì, direi di sì. Oh, la signora Rossi mi ha telefonato, e Ah. si è sfogata. È inciampata, ha battuto il ginocchio sulle sponde del suo letto di ferro ed era Certo. presente anche il marito. Del resto non sono state contestate le circostanze. In questo procedimento non ci sono udienze di prove per i testi. Le ho anche domandato le misure della stanza e la disposizione dei mobili e credo che quella stanza sia un vero dedalo. Beh, la signora ha escluso di aver avuto problemi al ginocchio prima e anche l'estate precedente aveva passato un mese nelle valli del Bresciano a fare passeggiate e andava a raccogliere funghi. E quindi sono stato autorizzato a raccontare i fatti. Oh, poi la signora mi ha dato un'idea delle sue pretese, ma su questo non ho autorizzazione a riferire alla compagnia. Voi sapete che sono legato al dovere di riservatezza. In ogni caso è stata disattenta. Come si fa ad inciampare nella sua camera da letto? E poi saranno state le passeggiate in montagna ad usurare il ginocchio? Certo. Tu adesso vuoi tirar fuori il codice 1227 del codice civile. Allora, la mia cliente è caduta casualmente. Si dà il caso che non sia una stupida e ti dirò, sono proprio queste passeggiate che dimostrano che prima il ginocchio era assolutamente a posto. Calma, colleghi, si tratta di conciliare. Di trovare soluzioni alternative che soddisfino oggi e domani gli interessi di entrambi. Voglio farvi una proposta, ma vi ricordo le conseguenze. In caso di non accettazione, se nell'eventuale giudizio civile il giudice rilevasse che la proposta di conciliazione corrisponda interamente alla sentenza, in base all'articolo 13 della legge 28/2010, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa. Condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di un'ulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto. Devo anche ricordarvi formalmente che quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e agli esperti. Quindi la mia proposta è di accettare la quantificazione della compagnia. Meno 7 punti di invalidità permanente, di abbattere l'indennizzo di un 40%, quindi 2.000 euro appunto come da contratto per 7 punti. Un 40% più una temporanea di 30 giorni. Va bene? Potete darmi una risposta oggi oppure tra una settimana, che è il termine previsto dalla legge. Vi ricordo però che dovrò inserire l'articolo 13 se non accetterete la proposta nel verbale come previsto dalla legge. Dovrei sentire la compagnia. No, per me invece potrebbe andare bene un abbattimento del 30%. La signora Rossi non ha voglia di affrontare un giudizio per questi importi, si lascia consigliare da me, per cui. Avvocato Sarsi, potremmo concludere anche oggi pomeriggio. Ha qualche controproposta? Io ho ascoltato la proposta attentamente e anch'io vorrei conciliare. Sa, è già la seconda volta che vengo a Catania. E poi la direzione non vorrà tenere aperto un sinistro per anni. I tempi della giustizia, voi lo sapete, sono lunghi. Va bene, allora vi propongo un abbattimento del 50%, ma un anno di garanzia supplettiva. Io so che il marito della Rossi ha numerose Certo. polizze con la compagnia e l'agente generale di Brescia preme per mantenere i rapporti buoni. Proposta valida, avvocato Sarsi, è una mediazione, non un contenzioso davanti a un giudice. Mi piace quando si trovano alternative valide. Il tutto mi sembra possibile ed equo. E in più si fa riferimento al concorso di colpa dell'assicurata. Questo soddisferà la compagnia. Cosa ne pensa, avvocato Ma Benzoni? credo che si potrebbe fare, gli importi praticamente sono simili e poi questa controproposta garantirebbe che i rapporti con la gente si potessero consolidare. Direi di sì, noi conciliamo, va bene. Va bene. Siamo stati bravi.
rapida. E anche veloci. Una causa di questi termini sarebbe durata 2 o 3 anni davanti a un tribunale. Preparo il verbale di questa udienza e la separata proposta di conciliazione, sì, va bene? Potrebbe andare bene. E poi, a parte le spese dei viaggi, la compagnia risparmia anche sulle spese dell'avvocato Benzoni. E poi non dite che le compagnie non fanno il loro dovere. Allora vi leggo il verbale. Sì. Organismo Alfa Ius di Catania, verbale di udienza del giorno 14/10/2011, procedimento numero 1368/2011. Teresa Rossi, rappresentata dall'avvocato Elisabetta Benzoni, contro compagnia ZA Assurance S.P.A., rappresentata dall'avvocato Giuseppe Salsi. Premesso che oggi, 14 ottobre 2011, alle ore 15, da precedente udienza presso l'organismo Alfa Ius di Catania, sono comparse le parti, assistite quanto a Rossi Teresa, avvocato Elisabetta Benzoni, e quanto a ZA Assurance S.P.A., avvocato Giuseppe Salsi, che il mediatore ha proceduto ad ascoltare le parti ed aveva ascoltato disgiuntamente la signora Rossi, che il mediatore intende formulare una proposta per la risoluzione della controversia insorta tra le parti, che il mediatore ha informato le parti in merito alle possibili conseguenze di cui l'articolo 13 del decreto legislativo numero 28 del 2010. Tutto ciò premesso, il mediatore formula una proposta con atto separato. Le parti dichiarano di accettare la proposta del mediatore. Catania, 14 ottobre, il mediatore firmato avvocato Mario Russo. Grazie. Avvocato Elisabetta Benzoni e avvocato... Sì, non si potrebbe abbattere del 45%, e l'anno di garanzia. In fondo la signora è caduta nella propria camera da letto e la nostra relazione medico-legale esclude qualsiasi relazione tra l'urto e i problemi a ginocchio. No, assolutamente, ti ho già concesso la tua valutazione. Tra l'altro il vostro medico legale, il dottor Panicucci è sempre, sì, troppo stretto, per cui direi di no. Ecco. Oh, benissimo, io non perderei tempo inutilmente, tutto mi sembra equo e nello spirito dell'istituto della mediazione. Tra l'altro la Rossi potrà addretare le mie competenze dalla sua dichiarazione dei redditi e so che non c'è l'importo tassa di registro. Sì. Quindi non specificherei penali per i termini di pagamento, perché la ZA Assurance paga velocemente. In ogni caso potrete sempre rivolgervi al presidente del Tribunale di Catania per l'omologazione. Domani dopo avrete la copia dei verbali, la copia della conciliazione in studio. Ora preparo il verbale della conciliazione che firmeremo e poi lo depositerò nella cancelleria dell'organismo e sarà a vostra disposizione. Perfetto. Va bene. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Sicuramente non lo depositerò nella cancelleria del Tribunale di Catania per ottenere il titolo, perché la compagnia mi manderà l'importo quanto prima, vero collega? Mandami gli estremi per il bonifico. Arrivederci. Arrivederci. Preparo in qualche minuto il verbale della conciliante con un anno di garanzia aggiunta senza i costi P di 7 punti più 30 giorni di T. Detrarrò il 40% e indicherò per chiarezza gli importi. Beh, sono soddisfatto del loro atteggiamento. Cosa ne dite se andiamo a prendere un buon caffè? O magari una granita al caffè? Offro io naturalmente.